Benvenuti o bentornati amici qui al Karma Rosso. Questa è una lettura che mi è stata suggerita e sono stata felice di accettarla. Allora, voi fate come sempre la vostra scelta che va da 1, 2, 3, 4 e 5. A cosa si riferisce il video? Immaginate di avere un progetto o di fantasticare riguardo qualcosa che vorreste accadesse e non sto parlando di un fantasticare su cose impossibili. Sto parlando di fantasticare su quello che potrebbe, per esempio, essere un vostro sogno di vita, un viaggio che volete fare, un lavoro che volete fare, un proposito come ad esempio, non lo so, dimagrire, qualunque cosa la vostra mente stia cercando di materializzare, qualsiasi cosa qui teniate, in questo senso progetto o intenzione, noi andiamo a vedere che possibilità di riuscita ha. Ok, per come le vostre energie sono al momento in cui guardate il video. Ovviamente è un video senza tempo e ovviamente potete scegliere più di una scelta, ma credo che ne sceglierete una in particolare. Allora, la prima, uso il cellulare per illuminare meglio, per dare più illuminazione, vediamo se funziona. Sì, funziona. Questa è una rodonite. Dopodiché abbiamo un Larimar. Abbiamo una fluorite, una torre di fluorite mista. C'è viola, blu, bianca, c'è del verde. Abbiamo l'occhio di gatto, che è, possiamo dire, il fratello dell'occhio di tigre. Ora non si riesce probabilmente a vedere la colorazione perlacea, ma... Ok, è un grigio perlaceo. E poi abbiamo l'avventurina arancio. Classica consistenza dell'avventurina, però di colorazione arancio. Ok, fate la vostra scelta e io vado avanti con il fare le carte. Eccoci dunque, scelta numero 1, rodocronite. Vediamo che cosa salta fuori qui. Ok, allora. In qualche maniera, credo che vogliate chiudere col passato e ripulire un po' l'energia generale nella vostra vita. Potrebbe essere che vogliate anche chiarire con qualcuno qualche aspetto della vostra vita. Sicuramente vorreste tirare fuori gli scheletri dall'armadio e quindi siete alla ricerca di una vostra trasformazione profonda. La vostra attenzione è sicuramente rivolta al vostro interno, il che è molto positivo. Però percepisco, non dalle carte, ma proprio lo sento, non dalle carte, quindi lo percepisco io, che c'è della confusione. Ed è questo veramente che voi vorreste riuscire a fare, uscire dalla confusione, quindi riuscire a vedere dove mettere il primo passo per poi andare a realizzare la vostra vita o una serie di progetti o la migliore versione di voi stessi, possiamo dire. Che cosa è la difficoltà? Qual è l'ostacolo? Allora, intanto stiamo parlando di scarsa autostima. Pensiamo che c'è bisogno di qualcun altro per uscire da questo inghippo. Per alcuni potrebbe anche essere vero, nel senso che, non lo so, stiamo parlando di una questione giuridica e uno ha bisogno comunque di un avvocato, no? Quindi no, non se la può cavare da solo in quel senso. E quindi spera che da questa situazione si possa togliere, che la sua vita ne esca migliorata e che possa continuare al meglio. Però in generale potrebbe essere tranquillamente che stiamo parlando di qualcuno che vuole avere un grip sulla propria vita e vive tutta la sua esperienza come se fosse una situazione di dipendenza da un universo avverso. Per cui crea una difensiva, accumula dispiaceri e delusioni, continua a lottare perché ovviamente chi si ferma è perduto, però... Manca la lucidità mentale, comincia man mano a perdere anche la speranza che qualcosa possa cambiare, per cui anche le buone occasioni potrebbero passare davanti al naso e non venire colte.
Allora, per molti può rivelarsi uno stress, una pressione che comunque poi porta a qualcosa di positivo. Il problema è questo: questa lettura sta cercando di dirvi che una soluzione c'è e non sta tanto nell'attendere che gli altri vi possano dare una mano, perché questo sarebbe fare un primo passo verso il fallimento. Avete il destino e la fortuna e l'universo, quello che volete, dalla vostra, eh? E avete anche le capacità di calcolare le cose, quindi non siete né scemi, né incapaci. Però è una sorta di sfida con voi stessi, perché è una lotta contro il credere che non ci sia buona speranza per voi, che non ci sia la possibilità di riuscita, ma soprattutto che non ci sia abbondanza nella vostra vita. L'abbondanza, dico sempre, è alla fine l'avere ciò che necessitiamo e ciò che vogliamo. Quindi qui la sfida è non mollare, non gettare la spugna e non pensare che la salvezza arrivi dagli altri. È un lavoro interiore. Vi viene detto che avete tutte le carte per far uscire questa cosa, però se non ci credete, se non vi date una possibilità, vi mettete energeticamente i paraocchi e niente di buono arriva a voi. Infatti vi si chiede di lavorare innanzitutto sulle vostre paure. Riconoscete che avete l'abilità di sistemare tutto, però dovrete prima affrontare le vostre paure, vedere bene qual è la radice di esse, rendervi conto che probabilmente non c'è niente di veramente fondato. Le esperienze passate non determinano chi siete e non determinano il vostro futuro, ok? Poi si parla di amore, quindi dovete impegnarvi proprio nel vedere il buono nelle cose, quindi come vi si dice, focalizzare l'energia su quello che volete e non su quello che non volete. Ricordatevi il mio video Karma Universo, come funzionano, vi si spiega molto bene come funziona con l'energia e come ha la capacità di far diventare realtà ciò che voi sentite. E poi non abbiate paura, se veramente avete bisogno di chiedere una mano a qualcuno, che sia un consiglio, un sostegno morale, fatelo, non c'è debolezza nell'essere debole, la debolezza è non volerlo ammettere, perché significa che abbiamo dei conflitti con noi stessi. Per quelli di voi che dicono o sentono effettivamente non hanno amici, non hanno supporto, sappiate che il supporto siete voi, perché infatti qui la sfida è non credere di aver bisogno veramente degli altri, cioè di non avere in mano la situazione, di non essere all'altezza se non attraverso l'aiuto di qualcun altro. Ok? Quindi tarate bene quando è veramente che potete chiedere aiuto e quando in realtà la vostra è un'insicurezza infondata. Che cosa vi dicono le guide? Le tue preoccupazioni non sono necessarie. Focalizza i tuoi pensieri sulla riuscita che desideri, è quello che vi dico io. Focalizzate sul positivo. Lascia andare i sentimenti di pentimento, di dubbio, di colpa o di preoccupazioni, perché i tuoi angeli se ne possono prendere cura. Vedete che avete il sostegno, avete l'universo dalla vostra. E poi una carta bellissima che è questa. È questa del Due di Coppe, e qui viene vista come sfida, cioè il credere che ci si deve appoggiare agli altri, e qui invece viene come incoraggiamento. Va tutto per il meglio, basta che tu faccia una scelta. Stai analizzando troppo un problema e lo fai diventare un ostacolo. Trova un compromesso con te stesso. Vedete come vi si dice, distinguete bene quando veramente dovete chiedere una mano, quando veramente è tutto nelle vostre mani, ok? Questa era la scelta numero 1. Andiamo subito alla numero 2. Dunque, scelta numero 2, l'arima. Allora, vediamo qual è il vostro proposito, la vostra intenzione. Allora, se la scelta numero 1 sembrava generica, questa lo è ancora di più. Mi sa già che qui stiamo andando su vari versanti. Credo che si tratti di trovare la forza di andarvene, che sia da una situazione affettiva sterile o da una situazione pesante emotiva o anche da una persona in maniera fisica, qui c'è una voglia di allontanamento. Ok. Allora, per alcuni, spero per il meno possibile di voi, qui stiamo parlando anche di riuscire ad allontanarvi ed allontanare una persona o una situazione che vi mette a rischio, a repentaglio, quindi potrebbe essere che abbiate a che fare con qualcuno di abusivo, qualcuno di violento, che ci sia la giustizia di mezzo, o che state cercando di usare la giustizia per sanare la situazione. Comunque il problema viene principalmente da un problema di forza vostra interiore ad abbandonare la situazione. Infatti vi sentite abbastanza arenati, impotenti,
date la speranza al destino, a quello che deve essere, però qui vi sta dicendo che c'è la necessità invece che cambiate opinione. Cercate solidità, cercate stabilità, sicurezza, per cui vi chiedete se ci sia, è una questione anche di percezione, eh? Assolutamente direi che non volete più avere nulla a che fare con la persona, la situazione di cui state pensando. Vediamo le difficoltà. Le difficoltà è che non riuscite a comprendere come potete farlo, ma soprattutto mi sembra di non avere molto chiaro la situazione. C'è confusione, io credo che sia una confusione mentale, per cui non vi sentite sicuri di voi stessi, non vi sentite sicuri della vostra capacità di giudicare la situazione, quindi di fare la mossa giusta. Questo è un pregiudizio che avete, non è vero. La confusione viene dal continuare a pensare e credere di non avere la forza di fare qualcosa, ok? Eh sì, c'è la paura dell'abbandono, nel senso di trovarsi in mezzo a una strada, c'è la paura di non riuscire a sopravvivere a questa rottura con la situazione. E quindi abbiamo un'emotività fuori controllo, che è la causa dell'offuscamento della mente, potremmo dire. Due volte la forza, ragazzi miei, lo so che ci sono situazioni disastrose in giro, eh? Non vi sto rimproverando, vi sto dicendo che molte volte il cambiamento, anzi, molte volte, il cambiamento viene dall'interno di noi stessi. Qualunque sfida, anche se ha l'apparenza esterna di un fallimento, è una vittoria interna quando noi siamo in pace con noi stessi. Quindi voi siete alla ricerca di quella che è la forza interiore. Cercate il sostegno di qualcuno, probabilmente la situazione è anche molto fastidiosa. Vi sembra di non trovarlo, di non trovare persone che condividano la vostra idea, la vostra ottica o che siano in grado di comprendere, per cui c'è quasi un'esaustione da parte vostra, c'è un lottare contro un drago che non muore mai. Però iniziate a togliere ossigeno a quel drago smettendo di pensare negativamente, smettendo di pensare che non ce la potete fare. Allora, che cosa va a accadere? Qual è la possibilità di riuscita di questo proposito? È ottima perché avete il mago. Questo è anche il vostro superiore, è l'unione con il vostro vero scopo, con la vostra vera natura. E il mago ha tutte le carte per far riuscire la partita. Deve trarre vantaggio però dall'esperienza, non deve sentirsi schiacciato da essa. Ed è una questione di scelta. Vi state mettendo una benda che non vi serve, vi fa solo che cadere, perché non sapete dove mettete i piedi. Altra bellissima carta, liberarsi da questa tossicità. Liberarsi. Quindi è la soluzione questa, nel senso è quello che succede. Non siete più dipendenti, avete la vostra forza e non siete più in mezzo a una strada, non siete. Non vi sentite scombussolati dalla vita e abbandonati dall'universo. Non ci sono più problemi di difesa e di autostima. Quindi vedete che la buona riuscita c'è. Vediamo su che energie però bisogna lavorare. Ok, sulla chiusura di un circolo, vai questo circo, e l'apertura di un altro. Quindi per avere nuova energia bisogna liberarsi di quella vecchia. Quindi imparate dalle fini, imparate dalle esperienze, come vi dicevo. E focalizzate sul nuovo, focalizzate sulla vita nuova che volete avere. Eccola qua, libertà. Ci sta, perché la libertà è il comprendere che si possiede il potere e la libertà di creare la vostra stessa felicità. Lavorate sull'energia dell'avversità comprendendo che si tratta di accettare le sfide che ognuno ha nella propria vita, perché sono l'unica occasione veramente di imparare che sia. Vedrete come vi vedrete forti, la forza che voi vorreste ora, ce l'avete già, è solo che non avete, siete disconnessi dentro voi stessi. E poi l'arrendersi, quello che è, posso lasciare andare il mio bisogno di controllare, nel senso il mio bisogno di sicurezza esterna, il mio bisogno di sapere che le cose andranno bene prima di muovermi. In realtà ci si muove quando ci si sente sicuri dentro, ma non significa che la nostra sicurezza debba arrivare dall'esterno, anzi, sicurezza è una questione molto ingannevole. Di solito
vediamo sicurezza e successo come qualcosa di tangibile esterno. Non è vero. Sicurezza viene da dentro. Infatti le vostre guide vi dicono l'opportunità che hai davanti è quella di migliorare i tuoi piani e le tue strategie. Ascolta il tuo intuito per una guida accurata. Liberati dalle paure e vedrai che crescerai più forte. Vedete che c'è proprio il tema della forza. Guardate dentro al vostro lato oscuro, affrontate voi stessi, questo vi si sta dicendo. E poi vi viene detto da Michele, che tra l'altro libera dalle catene, c'è un migliore modo per agire. Lavorare da solo non potrebbe essere la soluzione migliore, quindi se avete bisogno di chiedere aiuto, chiedetelo. Soprattutto sto parlando per quelli di voi che sono in situazioni molto fastidiose, ok? L'universo vi aiuta se voi comunque agite facendo le cose che devono essere fatte. Ecco perché la forza prima è interiore e poi diventa esteriore, ok? Cercate di rivedere la questione e i dettagli, perché evidentemente vi state fissando sui dettagli sbagliati, sulle energie sbagliate, ok? Questa è la vostra lettura, andiamo alla prossima energia. Bene, scelta numero 3. Abbiamo la fluorite mista, vediamo qual è il vostro progetto, il vostro proposito. E vediamo, ok, allora, qualcuno vi ha fatto uno sgarro, o vi ha fatto un brutto scherzo, o ha cercato di colpirvi le spalle, o comunque ci sono molte cose, molta carne al fuoco, e la cosa vi ha, come possiamo dire, circondati energeticamente parlando, vi ha assediati. E c'è questa, io la vivo come una sorta di tradimento da parte di qualcuno che non vi è piaciuto e che vi ha lasciato probabilmente anche abbastanza a piedi. La sensazione è che stiamo parlando di lavoro, di soldi, denaro, lavoro, progetto, quindi qualcosa di molto materiale, molto tangibile. Era un vostro progetto, ce l'avete ancora e non siete disposti a condividerlo, non più, perché soprattutto dopo un'esperienza del genere. Però ora vi trovate bloccati, vi sembra di non capire come andare avanti e volete uscire dalla nebbia. Materializzare questa cosa e farla diventare anche il vostro futuro. Perciò vi chiedete quale sia alla fine il principio su cui dovete puntare. Voi volete che questo progetto riesca. Allora, innanzitutto smettete di pensare che qui si tratta di fortuna o di avere l'occasione giusta o di riuscire mai a soddisfare le vostre intenzioni, i vostri sogni. Lasciate da parte i tradimenti, lasciate da parte quello che è. Questa situazione vi dà l'occasione di buttare via vecchie strutture che non vi servono più e di farne di altre, però non dovete fare resistenza a questo cambiamento, a questa trasformazione. Vedo molta sfiducia qui, forse questa lezione vi ha scoraggiati e vi ha fatto credere che questo sia un punto d'arrivo, che oltre non si vada e dovreste mollare. E invece no, perché è inutile piangere sul lato avversato, basta cambiare strategia. Molte volte l'universo cerca di farci vedere come si può ottenere qualcosa di migliore a metà della fatica. Quindi superate la difficoltà appena avvenuta, perché sappiate che effettivamente la soddisfazione per voi c'è. Stabilitevi emotivamente, questo è il primo passo, la vostra difficoltà attuale che vi distanzia da questa situazione. Vediamo che cosa accade alla fine, se ci riuscite o no, con questo vostro progettino. Progettino, lo dico in senso carino, non in senso riduttivo. Allora, intanto, positivo che riuscite a lasciarvi dietro la paura di non riuscirci e lavorerete sicuramente molto sulla vostra autostima, sul vostro potere personale. Affronterete e metterete in chiaro molte cose con voi stessi e credo anche con altri. Se c'è bisogno di un supporto legale, ci sarà. Se c'è bisogno di fare qualche viaggio, ci sarà.
per cui molto bene. Ecco qua, primi risultati tangibili. Eredità o progetti che vanno in porto, soddisfazioni, connessioni, rafforzamenti, matrimoni, tutto quello che è portare a casa nella saccoccia qualcosa, anzi molto più di qualcosa. Eccoli, i vostri sforzi li avete fatti e ora basta buttare via l'energia a pensare a cose che non servono più o che vi dicono in qualche maniera che dovete sentirvi insicuri, e finalmente i risultati arrivano. Eccoli qua, che festeggiano, che sono contenti, arrivano i risultati e anche di più, vi dirò anche di più di quello assolutamente sì che avevate sperato. Felicità, soddisfazione emotiva, assolutamente confermo, arriva di più di quello che volevate. Se si tratta di un figlio, io direi proprio che arriva. Potrebbe essere anche quello, sì, potrebbe essere anche quello. L'importante è che lavorate su varie energie. Allora, intanto questa sensazione di essere lasciati soli a voi stessi, che non ha alcun senso. Sappiate che non siete mai soli, mai. Dopodiché vi sentite d'aiuto al mondo, volete aiutare il mondo, però prima dovete aiutare voi stessi, perché se non credete al vostro potenziale, al vostro progetto, o se che pensiate che ci voglia sempre qualcosa in più che cade dall'alto, già non siete d'aiuto a voi stessi, figuriamoci agli altri. Questo ve lo dico perché ne so qualcosa. Dopodiché, salute. Dovete onorare il corpo fisico in cui siete, in qualunque forma sia, per cui se il vostro progetto è, per esempio, riprendere a camminare, onorate, date tempo al vostro corpo, prendetevene cura, non odiatelo, non vedetelo come un problema. Lo stesso, per esempio, se state cercando di prendervi incinte e non ci riuscite. Mi raccomando, ci vuole collaborazione qui, non sentitevi abbandonati dal caso. E poi empatia. Sono aperto a vedere tutte le possibilità che una situazione mi offre, come ad esempio quella di crescita, o come andare a vedere su quali parti di noi dovremmo magari lavorare. Perché il progetto davanti a noi spesso ci risolleva come fango sul fondo del lago, vecchie energie non completamente elaborate. Allora, che cosa vi dicono le vostre guide? Soluzioni. C'è del successo per te che arriva da una capacità di pensare in maniera oggettiva. C'è bisogno di autocontrollo, ma anche molta pazienza. Questa è energia di guarigione che arriva, lascia andare le esperienze passate. Sì, è il momento giusto di sperare, di credere. Hai l'abilità di raggiungere tutti i tuoi obiettivi e anche tutti insieme. Segui le tue passioni e i tuoi progetti. Lotta per quello che vuoi e quello in cui credi. Abbi confidenza. Riprenditi il tuo potere personale, che era quello che vi dicevo. I tuoi piani funzioneranno al meglio. Ci sono soddisfazioni e successi professionali e finanziari. Usa le tue risorse in maniera saggia. Quindi vedete quello che vi ho detto, le vostre guide vi portano, ok? Proseguiamo con la quarta lettura. Ecco qui la scelta numero 4. Allora, l'occhio di gatto. Vediamo qual è il vostro intento, qual è il vostro proposito. Ok, dunque. È qualcosa che già accarezzate da tempo. Forse avete cercato di sacrificarvi anche un po' per il bene comune, quindi avete un po' trascurato voi stessi. E credo che ora siate un po' stanchini, ci siano cose a cui aspirate di più, ve lo sentite, però non comprendete esattamente come far arrivare queste cose da voi. Penso che si stia parlando qui di realizzazione personale. Quindi finora c'è stata una sorta di dipendenza dagli altri, forse anche per sostenervi. Quindi magari stiamo parlando anche di cose molto semplici, come riuscire a provvedere a se stessi. Sì, c'è il potere personale coinvolto. La speranza mi pare ancora alta, nel senso che la speranza è l'ultima a morire, è il vostro motto, credo. Però
però c'è una sensazione che sì, vi impegnate duramente, ce la mettete tutta, siete dei gran lavoratori, credo che qui si parli proprio dell'energia materiale, quindi lavoro, vita privata, i progetti, però molto insicuri di voi stessi. Cioè, mi spiego, sapete che la vostra idea o il vostro progetto, la vostra intenzione sono buone. E che avreste tutte le carte per farlo, quindi vi impegnate continuamente. Però chissà com'è, probabilmente non ci si riesce qui. Eh sì, infatti la vostra difficoltà è proprio la vostra emotività. Forse c'è dello scoraggiamento. Infatti avete le mani legate, o almeno avete la sensazione di. Non sapete che strada prendere, pare che non arrivi mai l'occasione giusta. Per cui a un certo punto. Guarda, l'otto di denari, che è ciò che state cercando di creare e di arrivare, e sotto c'è l'otto di denari, testa in giù tra le vostre difficoltà. Quindi due passi avanti e 15 indietro, questa è la sensazione. Perciò cominciate a chiedervi e a mettervi in dubbio se il problema non siate voi. Però c'è voglia di riuscire, ecco, direi proprio che questo è l'intento di riuscire in qualunque cosa. Voi abbiate scelto di riuscire. Eh sì, la vostra difficoltà infatti è la grinta che magari si perde un po'. Allora, che cosa succederà? Ce la farete o no? Posso dirvi che ce la farete, però io credo che qui stiamo parlando di riuscire prima a sistemare il lato emotivo, perché non è una questione di farcela nel pratico. Non avete impedimenti veri esteriori. Ora, credo che quel periodo di difficoltà esteriori sia passato e si tratti di rafforzarvi dall'interno. Vi dico, avete il giudizio e la giustizia della vostra. La vostra difficoltà era riuscire ad avere entusiasmo, andare avanti, progettare, essere attivi. E invece in fase di riuscita c'è questa energia, è piena, non c'è più nebbia e cominciate a costruire il vostro futuro. Quindi la riuscita direi che c'è al 100%, però vediamo su che energie bisogna lavorare per arrivarci. L'energia del successo, della realizzazione personale, della riuscita. Ricordatevi che sapete che il goal più grande è amarvi. Allora, che significa? Non significa che se c'è l'amore c'è tutto, se sto bene io, stanno bene tutti, non è quello. È che il successo è una lezione veramente legata all'abbondanza. Quando noi non siamo sicuri di noi perché in realtà non riusciamo ad accettarci completamente, ci diamo dei pazzi per delle idee che abbiamo, ci vediamo come non adatti, perché gli altri magari riescono meglio, o le persone ci mettono in testa delle cose che in realtà sono le loro paure, o le loro illusioni, o i loro insuccessi, cominciamo a dubitare noi stessi, ecco che mettiamo in dubbio l'amore per noi stessi, il sostegno che diamo a noi stessi, ok? E infatti bisognerebbe anche un po' abbandonarsi al fatto che non c'è bisogno di sapere sempre come va a finire. L'importante è il percorso, l'importante è avere fiducia in noi stessi. Dovremmo fare le cose e vivere come se non sapessimo se il finale è positivo o negativo, come se non ci fosse il problema del finale. E infatti questo richiede molto coraggio. Qui è un percorso che vi richiede di trovare la vostra forza interiore per affrontare le vostre paure. Che in realtà quello che vi tiene fermi qui sono proprio le paure. E infatti manifestare l'abbondanza. L'energia su cui state lavorando assieme a queste appena dette. Rendetevi conto che siete un essere senza limiti, che può manifestare qualunque cosa decida di manifestare nella sua realtà fisica. Guardatevi, se non l'avete già fatto, Karma e Universo, quel video che ho fatto, Karma e Universo, come funzionano, e così comprendete un po' che siete voi i fautori del vostro destino. Allora, bellissima, che cosa vi dicono le vostre guide? Prima carta è l'Imperatrice, che è per eccellenza l'abbondanza. È il momento di agire seguendo i tuoi piani, le tue idee, la creatività viene premiata. Ci sono risorse lussuriose e abbondanti. Quindi basta la miseria, basta il dipendere dagli altri, basta sentirsi bloccati, basta i dubbi. Fate
Decisioni, sono tutte arcana maggiori, bellissime. Liberate voi stessi da ciò che vi trattiene. La sensazione di debito, la sensazione di blocco, la sensazione di non riuscire o il dubbio che mettete dentro a voi stessi. C'è bisogno che vi detossifichiate. Da che cosa? Da delle forme pensiero simili. Ci sono preoccupazioni non necessarie che si basano su una mancanza di confidenza a voi stessi, quello che vi ho detto fino ad adesso. E poi, bellissima un'altra arcana maggiore, il carro, che vi dice la determinazione e l'autocontrollo portano ad avanzamenti di carriera o comunque di proposite. Riconoscete voi stessi e date possibilità agli altri di riconoscere i vostri successi, quello che vi dicevo, il successo lo date prima a voi stessi da un punto di vista interiore. Questa era la vostra lettura, mi muovo verso la quinta e ricordatevi, potete scegliere più di una. Ed eccoci qui quindi con la scelta numero 5 e ultima, l'avventurina arancio. Vediamo qual è il vostro proposito, il vostro intento. Potrebbe essere ribaltare un po' la struttura della vostra vita, cercare nuove fonti di stabilità. Nuove soluzioni, potrebbe essere comprare o vendere una casa, più che altro comprare forse, formare una famiglia, comunque dare una struttura diversa alla vostra vita e lasciarvi dietro le esperienze negative che il vecchio tipo di vita comporta. Quindi riuscire a buttarvi dietro l'instabilità e assolutamente avanzare verso qualcosa di molto più strutturato, molto più chiaro, molto più forte, più solido. Potrebbe voler dire che siete alla ricerca o di una promozione sul lavoro, o di un trasferimento, o di cambiare casa, o di cambiare città per studiare, per lavorare, per fare carriera artistica. Quindi potrebbe esserci tranquillamente uno spostamento proprio fisico o concettuale vostro. Però, ahimè, non arriva mai l'occasione giusta. Quindi, anzi, mi correggo, non siete mai sicuri che sia l'occasione giusta, che sia il momento giusto, che sia la cosa giusta. Per cui si ferma questa energia nel vostro interiore, non agite mai. Anche se la grinta per agire ci sarebbe. Le difficoltà, ok. Ascoltate troppo, date troppo valore a quello che gli altri hanno da dire riguardo una cosa che in realtà riguarda solo voi. Non fatevi infinocchiare dai problemi degli altri, dalle loro incapacità, dalle loro paure. Gli altri progettano su di noi le loro incapacità, ricordatevelo sempre. Quindi dentro per un orecchio, fuori per l'altro. Non potete dare agli altri un valore che non hanno, cioè la capacità di dirvi se quello che sentite volete fare è giusto o sbagliato, fattibile o non fattibile. In nome di questo ascolto che voi date agli altri, state rinunciando al vostro desiderio. Diventate pessimisti quasi, vi aspettate quasi che quello che gli altri dicono o credono sia vero. E questo vi destabilizza emotivamente non poco. Vi mettete le bende sugli occhi prima di farvi male. Da soli, inciampate di continuo, vi chiedete perché. E non andate da nessuna parte, non agite mai. Vediamo se alla fine agite. Assolutamente sì. Dite al mondo e seguite nel mondo ciò che volete. Non ascoltate quello che gli altri credono di sapere e cambiate punto di vista, cambiate prospettiva, cambiate idea. Finalmente vedo del movimento, rielaborazione di questa sorta di lutto in cui vi siete messi senza motivo. Ma ascoltando le paure altrui o facendovi, come possiamo dire, sormontare da voci sconnesse che non hanno niente a che vedere con la voce della vostra verità. Vi rafforzate di più interiormente. Bene, oh, vedi, quando cominciate a cambiare da dentro, cambia il fuori e l'universo vi assiste. Karma negativo che se ne va, positivo che arriva, situazione che cambia, movimento di energie, nuove strutture. Oh, vedete, quella casa la comprate, quella promozione c'è, quel spostamento c'è, quel master all'estero pagato c'è. E la smettete di sacrificarvi per gli altri che non sanno nemmeno
che cosa stanno facendo con il loro tempo. Quindi vediamo su che energia dovete lavorare per arrivare a questo. Prima di tutto lasciare andare il bisogno di controllo, cioè di sapere se una cosa va o non va. Dovreste farla indipendentemente dal sapere se va o non va, perché quella è l'unica maniera per vivere in perfetta unione con voi stessi. Relazioni. Dovreste sentirvi attratti alle persone che hanno a che vedere con il vostro bene più alto. Anche le persone più negative in realtà dovrebbero essere una spinta alla nostra realizzazione del nostro massimo potenziale. Però dobbiamo elaborare l'energia di confronto con loro nella maniera giusta. La prima cosa che posso dirvi è: se una persona non vi spinge in alto, vi sta tirando in basso, quindi ciao ciao, t'ho tanto voluto bene, però così non possiamo andare d'accordo, non perché gli altri siano un mezzo da usare, ma perché l'influenza e le energie di persone negative, bloccate, paurose, invidiose, perché poi le persone anche esprimono giudizi non sempre con le migliori delle intenzioni, Ecco, relazioni di quel tipo, meglio vivere senza. Fiducia, accetto quella voce interiore che mi guida sempre nella maniera corretta. Dovete ascoltare voi stessi e dare un po' di fiducia all'universo che vi porti le cose che volete. Però se non date fiducia, l'universo non può portarvi nulla. E accettazione, cioè imparare ad accettare che ci sono cose che non cambiano, come le persone, come il loro modo di vedere le cose, come il loro modo di non sostenere gli altri, come le loro paure, come gli insuccessi che hanno avuto, che abbiamo avuto noi. Vuol dire molte cose, accettazione, ok? Non significa arrendersi, significa accettare, vivere a cuor leggero. Allora, le vostre guide che cosa vi dicono? Prima di tutto, qui c'è Michele che taglia i legamenti con le vecchie abitudini e dice: non stai vedendo le cose chiaramente ora, hai bisogno di liberarti e puoi essere libero ora. Fai una scelta coraggiosa per cambiare questa situazione. Quindi dovete vendere quella casa, vendetela, dovete comprarla, compratela, dovete andarvene, andatevene, dovete chiedere una promozione, fatelo, dovete studiare di più per fare qualcosa, fatelo. Insomma, è il momento di prendere in mano la situazione. Sai esattamente cosa devi fare, hai anche il beneficio dell'esperienza e questo è il momento di proseguire al meglio con la tua carriera piuttosto che con le tue relazioni. Che vi ho detto? Attenzione, perché non tutte le relazioni sono positive, anche se servono tutte a farci crescere. Preferite voi stessi agli altri per una volta, ok? Che anche la vostra energia, basta sacrificarsi. Ed ecco qui, un'eccellente opportunità ti sarà offerta. Borse di studio o delle offerte di educazione superiore e di promozioni. È questo il momento di mettersi al lavoro, che avevo detto? Bene, questa era la vostra lettura, io spero di avervi aiutati come sempre e vi ringrazio e vi auguro di vederci più avanti con le prossime letture. Qui è tutto da Karma Rosso, ciao ciao!